combattono contro uomini, contro spiriti, navigano mari in tempesta con forza e abilità. Nel cuore, corsari nel vento in lotta contro il tempo, anime ribelli nell'avventura, sono i pirati senza paura. L'incendio aveva distrutto tutto. La vecchia locanda di famiglia non esisteva più. La nostra casa, il nostro lavoro. Una vita di sacrifici finiti in fumo per colpa di quel maledetto assassino. Il portoghese, certo. Ma tu non sapevi ancora nulla di lui, chi lo mandasse, il perché di quella morte. Ero ancora all'oscuro di tutto. Avevo solo impresse negli occhi quelle terribili immagini. Il portoghese che entrava nella stanza per uccidere. La morte di Billy Bones. La stanza incendiata. Le fiamme che cominciavano a divorare tutto. Il mio disperato tentativo di salvare quello che ormai non aveva più rimedio. E poi la sorpresa di vedere lì, a pochi passi da me, quella mappa che forse mi avrebbe potuto riscattare da tutto quel disastro. Venite con me. Il conte Trelawney vi darà rifugio. Tutto si aggiusterà. Vedrai, Jim. Il dottor Livesey. Il mio buon amico Livesey mi ha informato della disgrazia. Non è stata una disgrazia, è stato... Jim! Vogliate scusarlo, eccellenza? Oh, ma certo, per carità. Mi piace un carattere irruento e appassionato, hai segno di volontà e determinazione. Ma giù! Il dottore mi ha parlato molto bene di voi e di vostro figlio, signora. Volete entrare al mio servizio? Non si vive male qui, sempre che sopportiate il vecchio Mortimer. Dovete sapere che è un inguaribile snob. Milord... Non ho parole per ringraziarvi. Mortimer, accompagna la signora agli alloggi. Quanto a te, ragazzo, Livesey dice che hai un talento medico innato, quindi lavorerai anche tu, come tutti, ma in più dovrai studiare. Oh, certo, milord. Ci metterò tutto l'impegno. Ma... Ma cosa? Vuoi deluderci tutti? Preferisci forse crescere come semplice stalliere? No, milord, ci mancherebbe. Studierò come un matto, lo prometto. Ma devo parlarvi dell'incendio della locanda. Insomma, non è come pensate, io vi devo mostrare questa. Sto cercando un uomo. Sembra proprio una mappa in piena regola. Un'isola, punti di riferimento, passi da fare in varie direzioni. E questo sarebbe dunque un tesoro? Ho sentito Billy Bones dire che la mappa conduce al tesoro di Flint. Mi venga un colpo. Il famigerato pirata, quel farabutto ha razziato montagne d'oro per tutto il Caribe. E non solo. Se è il tesoro di Flint, può esserci un tesoro ancora più prezioso in quel bottino, il Codex Indicus. Il Codex cosa? È un libro dove i primi missionari spagnoli hanno raccolto le sapienze mediche, astronomiche e farmacologiche degli antichi popoli americani. Sono conoscenze ormai scomparse. Il codice quindi racchiude un patrimonio inestimabile di sapienza ed è un esemplare unico. Va bene, ma che accidenti c'entra questo codex con il tesoro di Flint? Il libro era su un galeone diretto in Spagna e quel galeone l'ha assaltato proprio Flint. Ma i pirati interessano oro e gioielli, non certo i libri. Quei banditi razziano tutto quello che abbia valore e i codici antichi si possono vendere per parecchi dobloni. Io devo provare a ritrovarlo. Beh, nessun problema allora. Si può recuperare anche quello che c'è su quest'isola che vediamo. Si trova... Dove diavolo sono le coordinate? Di chi
parlate, milord? Un'isola senza i numeri delle coordinate è come una bottiglia gettata nell'oceano. È impossibile ritrovarla. Io speravo di poter ridare una locanda a mia madre con quel tesoro. Non pensarci più. Tesoro no, Jim. Studierai comunque e ti rifarai una vita. Va a riposare. 75, 17, Flint, pianta! 29, 75, 17, pianta, l'ho detto, stupido d'un pennuto! 15, 29, 75, ma certo, sono un cretino! 75, milord! Cretino! Cretino a me? 17, no, non a voi, dice a me e, insomma, Flint sta dando i numeri! Sì, lo vedo. È pazzo quel pappagallo. No, i numeri li devi aver imparati da Billy Bones. E se quelle fossero... Le coordinate dell'isola che mancano, l'isola del tesoro. Diavolo, Dun Bones. Le avrà ripetute chissà quante volte per non scordarsele e il pappagallo le ha imparate. 17, 15... Il mappamondo! 75, 17... Sì. Cominciamo con 75 gradi e 17 primi di latitudine. Dannazione, no! Si finisce dritti verso il polo. Un vero postaccio perfino per balenieri, non certo adatto per i pirati. 75 longitudine est, casca in piena India. Ho capito come si fa. Provo allora 75 est e 15 nord. Vediamo, è in pieno oceano. Magnifico, già. Salvo che non si vede uno straccio di isola da queste parti. Venite presto. 75 ovest e 15 nord è un punto in pieno mar dei Caraibi. Ci siamo. Qui c'è proprio un'isola persa in acque infestate dai pirati. Signori, non capitano due occasioni come questa nella vita. Armerò una nave a Bristol e partiremo tutti alla ricerca di quel tesoro. E intendo tutti. Jim Hawkins, sei ufficialmente imbarcato nell'avventura. Che esperienza avete di navigazione? Ho servito 10 anni a bordo della Princess Betty, signore. La carretta che va su e giù tra qui è Southampton. Ma avete mai attraversato l'oceano? Io... no, signore. Avanti il prossimo! Capitano Smollett, siete il miglior capitano di Bristol, ma anche il più esigente. È il 21esimo che scartate stamane. Un buon equipaggio si recluta con coscienza. Inoltre, data la natura delicata della spedizione, la cautela deve essere doppia, no? Mi disgraziato, di questo passo salperemo il prossimo inverno. Ma dove... Ehi, ma che fai? Fermati! Perché mi hai preso bello per Flint. Un nido? Mi sa tanto che il pennuto ha scambiato i miei ricci per un cespuglio. Mi dispiace, scusalo. Sta con me. Io sono Jim Hawkins. Ciao, Jim. Io sono Jojo. E non mi capita spesso che qualcuno si fermi a parlare con me. Tu sei un falegname. Falegname, carpentiere, facchino, aiuto cuoco, uomo di pulizie. Sono tutto quello che il padrone mi ordina di essere. Se non l'hai ancora capito, sono uno schiavo, comprato al mercato come una bestia. Ma com'è successo? Che? Mio padre era un re, sai. Giù in Africa. È morto poco prima che mi catturassero, mentre cacciava ippopotami. Io dovevo essere re dopo di lui. E invece sono finito qua. Non hai mai provato a fuggire per tornare a casa dai tuoi? Non è una cosa facile, Jim. Ci ho provato 2 volte col primo padrone. Prima m'ha frustato e poi m'ha venduto a quell'animale di Mastro Baldwin. Razza di scansafatiche! Ti sbrighi a inchiodare la tavola o devo prendere la frusta? Io parto con questa nave. Potrei darti una mano. No, non dirlo neanche. Se provo a scappare una terza volta... 75, 17, 15, 29... Flint, zitto! Non spifferare in giro quei numeri! La la la, la 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 la... Niente di più buffo della camminata da marinaio. Eh? Ridicolo, no? Per questo ho preferito fare a meno di una delle due gambe. Ti lasci portare dal vento o hai una rotta precisa? Ho una lista di viveri da comprare. Mi manda il conte Trelawney e cerco un tale che si chiama Long John Silver. Puoi gettare l'ancora, allora. Perché in tutta Bristol c'è un solo Long John e sono io. Per la barba di zio Nettuno.
Qui c'è da sfamare una ciurma per un bel pezzo. Andate lontano? Sì, ma... Vedrai, ragazzo, che prima di arrivare in India ti faranno di sicuro... Ma no, noi non andiamo in India. E non posso dire altro, signore. Bravo, discrezione innanzitutto. Hai la stoffa dell'ufficiale. Ti va una tazza di cioccolata? Solo una tazza, giusto per darmi il tempo di fare l'inventario. E chiamami Long John. Lo giuro, ragazzo. Mi ritrovai a penzolare a testa in giù dalla vela di gabbia come un pipistrello. E quelle carogne dei compagni, invece che arrampicarsi a liberarmi, se ne stavano sul ponte a sbellicarsi dalle risate. Non la passerai liscia, ragazzo. Il tuo ritardo è ingiustificabile. Lasciatemi indovinare. Il conte Trelawney. Long John Silver, milord, per servirvi. Come vedete, il ragazzo mi ha trovato, come ordinavate. Doveva solo recapitarvi un incarico, non certo perdere il giorno intero a sbaffare cioccolata e dolci. È colpa mia. Ho pregato il signor Hawkins di attendere mentre completavo l'inventario. Domani all'alba le provviste saranno tutte a bordo della vostra nave. Nel frattempo, posso offrirvi un po' di oca in salmì? È un piatto interessante. Nessuno nella nostra amata Inghilterra sa cucinarla meglio di me. Affermazione ambiziosa, signor Silver. La comproveremo subito. L'oste della locanda è l'uomo che cercate. Se volete risolverla subito, vi guardo le spalle. No, così è troppo rischioso. Devo studiare meglio come fare. Siete un cuoco sopraffino. Vi ringrazio, milord, e vi devo una confessione. Il pensiero del vostro legno che salpa mi fa venire nostalgia dell'oceano. Avete navigato? Per i sette mari, signore. E ho perso questa gamba servendo con l'ammiraglio Hawk al largo di Trinidad. Alla salute dell'eroica marina di sua maestà. Mi proponete come cuoco per la mia nave e sia. Non lo rimpiangerete, ve l'assicuro. Torneremo tutti molto più ricchi da questo viaggio, ma... non bisogna dirlo a nessuno. Intesi? Sempre che riusciamo a salpare. Ah, quel dannato capitano Smollett. Manca ancora metà equipaggio. Ci farà perdere la prossima marea. Non sia mai, milord. Vi trovo io dei marinai in gamba. Oh, buon Silver. Voi mi salvate. Silver! Silver! Job ha detto che... Zitto! Imbecille, vuoi cantarlo a tutta Bristol? Non ci vengo con te, brutta megera! Ne vuoi un'altra? Te ne do quante ne vuoi, Lynn Stanton! Tu non sei la mia mamma! E se papà fosse ancora vivo? Oh, no! Lasciala! Questa la pagherai più cara di quanto immagini. È l'ultima che mi combini, Tracy! Va al diavolo, brutta strega! Tornate qui! Tornate qui subito! Però corri forte per essere una femmina. Che intendi dire con per essere una femmina? Guarda che io corro, tiro con la pistola e ti posso anche stendere con un pugno, sai?
Oh, scusa, non volevo. Io... Eh sì, si vede subito che sei un vero gentiluomo. Io sono Lynn Stanton. Lei è mia sorella Tracy e ti ringraziamo per averci aiutato a scappare. Mi chiamo Jim Hawkins e non sono un gentiluomo. Volevo solo evitare che quella... Quella strega? È la nostra matrigna. Nostro padre l'ha sposata dopo la morte di mamma. Poi papà è morto. E noi siamo sicure che è stata lei. L'ha ucciso! Col veleno! Papà Simon era capitano di marina, forte come un toro. Torna a casa in licenza e all'improvviso muore. Così, di colpo. L'ho detto, ha usato il veleno. Si è presa tutti i nostri soldi e ci vuole mandare in convento. O ucciderci, come ha fatto con papà. Non possiamo più tornare a casa. Forse io posso aiutarvi. No, non abbiamo bisogno di nessuno. Quindi grazie ancora e addio. Ma sei stupida, lui poteva... Zitta, sono io la maggiore e decido. Ed è meglio non fidarsi. Allora, mi avete capito? Siete tutti bravi padri di famiglia, marinai di Sua Maestà. E bisognosi di un buon imbarco. Gente onesta, chiaro? Quel conte Triloni me lo sono messo nella manica. Silenzio! Ma il suo capitano è un osso duro, quindi righerete più dritti di un albero di maestra. Nessun colpo di testa, nessuna insubordinazione, nessun passo senza consultarmi. C'è un tesoro enorme che ci attende nel Caribe. Il primo che sgarra e rovina la festa, gli tiro il collo con queste mie mani, chiaro? Scusa, ma quella mappa tu non l'avevi affidata al tuo compare? Sì, mi sono informato. Il povero Billy è crepato nell'incendio di una locanda. Non so come, ma la mappa è finita nelle mani di quel Triloni. Comunque sia, una nave finalmente sta per salpare verso il tesoro. Il resto non ha più importanza ormai. Jojo, aspetta che ti do una mano. Ce la stai mettendo tutta per farmi frustare, eh? Amico mio, non posso farmi aiutare da un bianco. Dai, che non ci vedrà nessuno. Jim! Ehi! Psst! Jim Hawkins, ho convinto la testona qui a chiederti aiuto. Psst, mi hanno convinto le guardie. La strega ha dato l'allarme, ci cercano in tutta Bristol. Allora è meglio evitare il porto. Lì vi acciuffano di sicuro. Dove possiamo nasconderle? Dietro la falegnameria di Mastro Baldwin c'è un capanno abbandonato, ma io non vi ho detto niente, capito? Stasera parlerò di voi con il conte Chiarma alla nostra nave. Vedrete che la risolviamo. Ma voi non muovetevi da quel capanno per niente al mondo. Mi raccomando, facce oneste. Ah, milord! Equipaggio completo e ho trovato anche un ottimo nostromo. Capitano, abbiamo l'equipaggio. Cosa diavolo vi siete messi in testa? È compito mio. Compito svolto. Punto e a capo. Domani si salpa. Non ci abbandonate, vi prego. Il conto è fatto a suo modo, ma abbiamo bisogno di voi. Signori, domattina all'alba e puntuali. Urrà! Urrà! Signore, il vostro uomo prende largo. Dovrete colpire stanotte. Potrei, ma ho deciso altrimenti. Lo lascio partire e tu ti imbarcherai con lui. Ehi, amico, a quest'ora senza una luce mi sa che non prendi niente. Ti sbagli. Il pesce ha boccato. L'uomo che hai inviato lontano ha ucciso anche stanotte. Finalmente! I miei nemici sono stati liquidati. Ho detto che ha ucciso, sì, ma non l'uomo che tu immagini. Ma non è tempo per pensare a questo. Stanotte seguirai i miei ordini. Non sarai governatore. Tornerai predone dei mari e caccerai per me. C'è un veliero pirata che naviga non lontano da quest'isola. Tu lo assalterai e sterminerai l'equipaggio. Lancia a tribordo! Che c'è? Abbordaggio in vista? Ah, solo una lancia vuota. Io stavo dormendo. La prossima volta svegliatemi solo se c'è da menare. Allora...
E questa canaglia da dove spunta? Chi sei? Io sono un pirata, ma anche un governatore del re. Sono la legge e sono il bandito, ma questo poco importa. Vi basti sapere che sono la vostra fine. Uomini, uccidetelo! Fuoco, abbassatelo! Stolti! Ho fatto come volevi, Huracan. E adesso? Dimmi! È la tua missione, uomo bianco. Sarai pirata come eri prima e ucciderai. Sarai governatore e tesserai la mia tela come un ragno. Così arruolerai la più grande armata mai vista. Un'armata? E con quali uomini? Usa il tuo richiamo di capitano e tutti i guerrieri risponderanno subito al tuo comando. Un'armata che nessuno potrà mai sconfiggere! Cominciamo davvero bene, milord. Trovate uno stromo e neanche si presenta all'imbarco. Oh, vado a cercarlo. Eh sì, ma ricordate che tra mezz'ora si salva, con voi o senza di voi. Mm-hmm. Si sarà ubriacato proprio stanotte. 10 sterline per le tue amiche da parte del conte. E di loro di portare la lettera all'avvocato Bennett. Lui vedrà cosa si può fare per loro. Il dannato schiavo se l'è squagliata. Quando lo riacciuffo la pagherà davvero cara. Jojo, Tracy, Lynn, dove saranno andati ora? L'ho visto io. È scappato con due ragazzine. Il tempo è passato. Leviamo l'ancora. Per la barba di zio Nettuno, quell'idiota di Black è introvabile. Dovremo fare a meno del nostro uomo. Signori, perdonate. Non ho potuto evitare di sentirvi. E si dà il caso che sono un nostromo e cerco un imbarco. E chi ti conosce? Levati dai piedi. Chiudi quella bocca, cuoco. Lasciate salire a bordo quell'uomo. Le mie credenziali, signore. Il mio sacco è pronto, se mi volete a bordo. Vedo che avete una notevole esperienza. Signor, sì, ma vedete, ecco, io ho bisogno di lavoro e avevo notato la vostra nave, ma con tutto il rispetto, capitano, esitavo perché credo sia stata imbarcata gente poco raccomandabile. Avete purtroppo ragione, ma contando sul vostro aiuto, signor... Arro. Terremo gli occhi ben aperti. Siete il nostromo dell'Ispaniola. Si salpa! Forza con l'ancora! Mollate gli ormeggi! Jim! Sbrigati! L'avvocato! Benvenuto a bordo, Jim Hawkins! Sud-Ovest! Piraten. Piraten.